è che un uomo già morto è un bis allegro. Aspetta, che non ho le cose infilate, qui succedono 40, 41, a finire che passo troppo velocemente, 41, 42, 43, beh lì non ci arriviamo. Sarebbe appunto il pezzo ecco un uomo già morto eccetera, quello? Ah. Allora, comincio da prima. E ridevano quando lui vede dentro, guarda la famiglia felice, a finalmente rivedere lì, che guardando spesso il piccolo si voltava a parlare col figlio maggiore, in piedi accanto a lei, alto, forte, e parlavano di cose piacevoli, perché il ragazzo sorrideva. Ecco, un uomo già morto, che è tornato alla vita, vede la sua donna, non più sua, e il bimbo di lei, non suo, sulle ginocchia del padre, e il calore, la pace, la felicità di quel nido, e i suoi figli alti, belli, e lui, quell'altro, regnare al suo posto, signore dei suoi diritti e dell'amore dei suoi figli. Enoch, stordito, si afferrò tremante ad un ramo per paura che un grido disumano come la tromba del giudizio in un attimo annientasse la felicità di quella casa. Allora si voltò piano, 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 come un ladro, per paura che la ghiaia scricchiolasse sotto i piedi, e aggrappandosi alla grata del giardino per non svenire, brancolò fino al cancello, lo aprì, lo richiuse dietro a sé adagio, come si chiude la stanza di un malato, e uscì nella brughiera, e qui avrebbe voluto inginocchiarsi se le ginocchia già non avessero ceduto, e allora cadde e strinse nelle dita la terra bagnata e pregò. È troppo duro da sopportare, Dio onnipotente, Salvatore, tu che hai assistito nell'isola deserta, assistimi ancora. Padre, in questa solitudine aiutami. Dammi la forza di non parlare con lei perché non sappia. Aiutami, fa che io non distrugga la sua pace. I miei figli, no, oh, nemmeno loro devo parlare, anche se non mi conoscono. No, no, con nessuno, perché io potrei tradirmi. Nessun bacio di padre alla ragazza che tanto somiglia alla madre, e al ragazzo, mio figlio. Le forze lo abbandonarono, perse conoscenza. Infine, quando si alzò e si incamminò stancamente verso la sua stanza, vuota, giù per il sentiero, un solo pensiero gli martellava il cervello come il ritornello di una canzone. Non parlare con lei. Lei non deve sapere, non parlare.